Introduco adesso il nuovo relatore, Michi Lombardi. Ciao Michi. Ciao. Ciao a tutti. Allora, Michi Lombardi, full stack developer in Growens, che è una business unit di MailUp, e anche founder di un'organizzazione open source chiamata Schrödinger Hut, corretto? Esatto, sì. Cosa fa questa organizzazione? È difficile definirla perché fa molte cose. La principale è organizzare eventi e podcast, e inoltre, essendo organizzazione open source, collaboriamo a progetti e creiamo i nostri direttamente sul nostro profilo GitHub. E l'ultimo progetto a cui avete rilasciato o collaborato? L'ultimo, che stiamo portando anche avanti tuttora, è Imagiconaut, che è una libreria scritta in Python che permette di ricolorare, cambiare la palette di un'immagine impostando magari la palette, non so, Nord piuttosto che NeoVim, piuttosto che un altro. Interessante. Allora, io a questo punto ti lascio il tuo intervento, che è sull'ottimizzazione della UX utilizzando Grafana, Prometheus e Lighthouse, e poi alla fine proviamo a approfondire con le domande del pubblico. Mi raccomando, fatele all'interno del Q&A di Open e con le domande e con tutti i dubbi che magari vengono a me ascoltandoti. Grazie. Grazie a te. Ciao a tutti, grazie per essere venuti a questo talk e a contenere il fatto. Spero che in un futuro non troppo remoto si possa tornare fisicamente di fronte l'un con l'altro. Fin tanto va benissimo partecipare a conferenze, sia partecipare sia parlare a conferenze in virtuale. Questo talk è più un case study portato da MailUp, dal mio team, per il progetto che stiamo portando tutto avanti e che stiamo delineando per portarlo di fatto in produzione e in operatività completa. Di fatto il titolo parla da sé. Il progetto mira a ottimizzare la UX e la performance della nostra piattaforma, che andremo a vedere poi di cosa si tratta, attraverso l'utilizzo di tool come Grafana, Prometheus e Lighthouse. Vi mostro un po' i vari capitoli che andremo a toccare durante questo talk, e prima di tutto ci sarà una piccola overview e intro giusto per darvi un po' di contesto. Poi andremo avanti per farvi vedere come abbiamo lavorato sul patto di analisi, in maniera molto sintetica, e su quale soluzione abbiamo trovato e sviluppato e che stiamo portando avanti ancora oggi. Finiremo con alcune pensieri su future implementazioni e vi lascerò con qualche conclusione prima poi di dare qui libertà di parola sullo spazio di domande. Iniziamo parlando di chi sono io. Io sono Michi, lavoro per Growens, nello specifico nella business unit di MailUp. Sono non solo founder ma co-founder insieme a Gabriele di Schrödinger, che è appunto una community basata principalmente a Firenze. Noi siamo ovviamente attivi a livello nazionale. Recentemente abbiamo fatto un evento a Firenze ibrido. Quindi Raffaele, ti capisco la mole di lavoro che hai da portare avanti se ci stai ancora ascoltando. È stato bellissimo. Detto questo, potete trovarmi ovunque sull'internet, cioè su TikTok come The Join, oppure potete trovare i link direttamente sul mio sito personale, che vi lascio qui nella slide. Chi è MailUp? MailUp è una società che fa parte all'interno del gruppo Growens e in sostanza ha come progetto un'email marketing platform nel cloud. Sotto Growens ci sono altre società come Agile Telecom, che tra l'altro, se non lo sapete, fornisce un editor anche in versione free per dare template, email e landing page, davvero per niente mi deve consigliare se non l'avete già ancora usato. E la data tips e partiamo con il vero succo della questione, quindi cerchiamo di darvi un po' di contesto.
Il contesto è questo. MailUp è una piattaforma cloud multicanale usata da al giorno più di 10.000 clienti, e loro usano questa piattaforma per poter migliorare le loro strategie di marketing, specialmente sull'SMS e l'email, sull'invio di SMS e email, quindi con campagne, invio in coda, automation, tutta questa roba da marketare. Perciò noi lavoriamo per dare la migliore esperienza di utente finale, cercando di migliorare gli aspetti come performance, UI e soprattutto UX. In questo momento stiamo facendo un po' di porting, un po' di passaggi a tecnologie nuove, che sono sempre in evoluzione, e da un po' di tempo, da un anno e mezzo a questa parte, stiamo lavorando su architettura mio front-end, sulla parte di front-end, e i miei servizi sulla parte di back-end. Qual è il problema, quindi, vi state chiedendo? Beh, il problema è che la piattaforma è grande, la piattaforma ha tante feature, ha tante pagine, e vengono usate tutte da una mole di utenti che direi quasi enorme e di poco. Quindi ogni release che effettuiamo, e di norma ne effettuiamo abbastanza nell'arco di 2 settimane per team, ha un suo peso. Ogni release deve appunto cercare di portare un miglioramento, e di conseguenza di non creare bug che porteranno a hotfix o rollback, se peggio. Perciò dobbiamo stare molto attenti e dare comunque valore alle nostre, portare valore all'utente nelle nostre release. Al di là dei vari end-to-end testing, API testing e quant'altro, qualsiasi test si possa effettuare, ce l'abbiamo. Vorremmo monitorare quantomeno anche al front-end, le release front-end, se effettivamente l'release porta un miglioramento lato UI/UX, e se porta un miglioramento soprattutto lato client, lato performance, perché molti utenti con molti dati molto probabilmente usano la piattaforma, noi lì la vorrebbero ancora più veloce, più performante, vorrebbero avere un'informazione visualizzata in un modo diverso, in un modo più dettagliato e così via. Perciò per riuscire a arrivare a una soluzione che porta un buon compromesso tra queste esigenze, abbiamo deciso di portare alla luce Lighthouse, dal client di Google Chrome, che ci permette appunto di monitorare le varie metriche, soprattutto di front-end e di user experience, per cercare di capire se possiamo migliorare, se ci sono alcune questioni di caricamento, di bundle size, di rendering che ci impediscono di eccedere, e di conseguenza mantenere il tono storico, perché ogni release che facciamo magari ci dimentichiamo di ciò che avevamo prima, e succede spesso, ovvero c'è il nuovo, ok, posto, invece no, c'è il nuovo, ma c'è stato un motivo per cui lo abbiamo messo. Perciò è anche bello avere un storico e analizzare i vari dati, le varie metriche che abbiamo magari da una soluzione in partenza alla soluzione che abbiamo realizzato a seguire. Quindi un confronto tra il vecchio e il nuovo. Per arrivare a questo, ovviamente Lighthouse è un qualcosa che può funzionare anche a livello manuale, direttamente da Chrome. Quindi vi invito a farlo se non avete mai fatto un test Lighthouse, di aprire una vostra tab Chrome, aprire gli strumenti di sviluppo, selezionare Lighthouse tra le tab degli strumenti di sviluppo e avviare un test. Vi restituirà poi i risultati. Per compiere questo però in maniera più da DevOps, con la filosofia giusta, abbiamo deciso ovviamente di automatizzare il tutto. Per farlo abbiamo selezionato un po' di tool e alla fine siamo arrivati con una soluzione, ovviamente all'interno di un Docker file, con Puppeteer, Grafana e Prometheus. Addentriamoci un po' più nel dettaglio, cerchiamo di analizzare un po' la questione. Innanzitutto arriviamo a un punto dove sappiamo tutti di cosa stiamo parlando e analizziamo i tool. Lighthouse, ovviamente faccio una premessa iniziale, se no ripeto ore per ore che tutte le librerie utilizzate sono open source, ci tengo a questo punto. Lighthouse è open source, ovviamente è mantenuta e creata dal team di Google Chrome, quindi è made by Google,
ci permette appunto di avere un dato, dei dati, delle metriche che ci permettono poi di migliorare in maniera automatica la qualità delle nostre pagine web. Questa è un'ottima cosa che esiste in realtà da tanto, da circa 5 anni ormai, lo abbiamo sui nostri navigatori, però non tutti lo usano. E invece secondo me è giusto darci un occhio, soprattutto magari per chi fa e-commerce o chi appunto ha una relazione forte con il cliente. Nello screen vedete appunto il senso di Schrödinger per farvi vedere dove andare per fare il test delle cose. L'altra libreria è Puppeteer, anche questa è open source, anche questa è mantenuta dal team di Google Chrome, ed è una libreria Node che ci permette di interfacciarci con le API, con delle API ad alto livello verso delle istanze Chrome o Chromium che viaggiano sopra a un protocollo di DevTools esposto proprio da Google Chrome stesso. Questo ci servirà poi dopo, quando andremo a vedere l'architettura e come funziona l'Arthouse. Prometheus, forse quello che avete visto più frequentemente, anche questo open source, è un sistema che ci permette di collezionare e di modellare i dati, soprattutto in ottimo database di time series, per poi esporli ad altri servizi. Servizi come il Grafana, che è questo appunto è open source, che ci permettono di monitorare e di osservare le nostre metriche e i nostri dati, che vengono appunto gestiti da Prometheus o da altri gestori, da altri servizi, tramite data source, e ci permettono di fare queste bellissime dashboard con tantissimi numeri, tantissimi colori, tranne il rosso, che vuol dire soltanto male e bruttezza, per appunto visualizzare e avere qualcosa di vero e fisico da vedere dei nostri dati. Tornando indietro, come funziona Lighthouse? Faccio questa premessa perché magari non tutti sanno esattamente Lighthouse che cos'è e come funziona. In breve, funziona tramite quei protocolli di cui vi parlavo prima, di protocolli di debug e DevTools di Chrome. Appunto, Chrome è base Chromium, quindi Chrome e Chromium sono la stessa cosa in questo caso. Queste API permettono di scendere a Lighthouse, il basso livello, e di controllare l'istanza Chrome, un po' come Puppeteer. Come funziona Lighthouse? Lighthouse intanto fa riferimento a degli standard che sono stati definiti da Google, quindi sono per forza standard buoni, e potete trovarli al link web.dev, che vi lascio comunque nelle slide, e dove vi sarà spiegata ogni singola metrica e come viene catturata e come viene confrontata con gli altri siti web o pagine. Allo startup del test Lighthouse, Lighthouse apre una nuova tab sull'istanza Chrome. Su questa tab inizia a eseguire delle funzioni JavaScript che permettono di ricavare i dati in base alle metriche definite nella configurazione di Lighthouse. Queste metriche poi vengono passate ad altre funzioni che le analizzano e le confrontano con ulteriori dati per poi generare un report di norme in formato JSON o in formato HTML se lo fate all'interno del vostro navigatore, e vengono separate in macro categorie, quindi performance è una categoria, accessibilità è un'altra categoria e così via. Il report, se lo avete fatto, potete anche vederlo ora, viene fornito in HTML con dei bei indici belli rossi o verdi, spero che poi siano verdi, e con altre metriche, come ad esempio il Time to Interactive, che è una metrica fondamentale del web odierno, che ci permette appunto di capire se una pagina è performante, se l'utente può navigarla entro pochi secondi o mezzo secondo, e così via. Perciò qual è la nostra missione? Come diceva Andrea, che è il responsabile di prodotto e tecnologia del team, la missione è introdurre questo concetto, introdurre il fatto che dobbiamo misurare le nostre pagine, misurare con dei dati e quindi portare dentro questo concetto di PageSpeed, che è appunto il progetto che porta avanti Google con Lighthouse. Ed appunto, avendo le metriche, avendo uno storico, possiamo poi effettuare un po' di considerazioni, possiamo muoverci tra i vari team, back-end e front-end, per trovare una soluzione comune
che possa portare valore all'utente finale, e torniamo sempre lì, l'utente finale. Perciò, cosa vogliamo come risultato finale? Beh, vogliamo leggere questi dati su dashboard come quelli di Perfani, ovviamente. La cosa grande è appunto che possiamo provarle su qualsiasi pagina. Essendo noi che lavoriamo su architettura micro front-end, possiamo lavorare su pagine completamente con tecnologie diverse, React e Angular, tanto per citarne due. Dato che sono sviluppatore e non so parlare, come avete probabilmente capito adesso, vi faccio vedere un'immagine di come è il risultato finito. Ed è questa. Una dashboard Grafana con... riporta un po' il layout HTML di Lighthouse, con i 5 indici principali delle macro-categorie nel primo panel. Nei panel sottostanti possiamo andare nel dettaglio dello storico delle varie metriche, quindi quelle che dicevo prima, quelle fondamentali, l'interactive, il tempo di rendering e così via. Questa dashboard ci è costato tipo un tempo immane, però funziona, è bellina anche da vedere. Tra l'altro è molto bellino lo score di Best Practice, che è 100 ed è verde. Questo è molto bello. Detto questo, passiamo alla parte magari più corposa, alla parte delle soluzioni. Soluzioni, esatto. C'è la S finale, perché in realtà per arrivare alla soluzione finale io, ma anche l'altro, il resto del team, Massimo, Daniele, Davide e Rudy, ci abbiamo pensato parecchio. Questo progetto è partito circa 2-3 mesi fa, provando a fare delle toppe per poi arrivare fino ad oggi, che stiamo tuttora sviluppando e portandolo avanti anche non solo in totale, ma anche verso il cloud. Questo è il nostro. Perciò, quali soluzioni abbiamo trovato durante questo tempo? Beh, un po' tutte in realtà. La prima è che abbiamo provato a lanciare Lighthouse direttamente dall'integration test, noi usiamo Cypress, per poi fare l'export verso Grafana. Ovviamente deleterio tutto questo, però ci serviva a noi per verificare se tutto il processo poteva avere un senso, e lo aveva. Potevamo programmaticamente eseguire Lighthouse su dei first end-to-end, però via Selenium, e poi esportarli su Grafana. Questo perché abbiamo alcune pipeline che girano su Selenium e ci permetteva appunto di importarlo e di provare direttamente l'esecuzione di Lighthouse in un qualcosa che già esisteva. Si pensava potesse portare meno effort, più rilevante. Un'altra soluzione che abbiamo provato è quella di utilizzare Node, uno script in batch, che ci permetteva di eseguire Lighthouse, di trovare i report, per poi anche qui esportarli verso Grafana. Questo aveva già qualcosa di automatizzato, poteva essere automatizzato, però ancora non era del tutto ok, ma qualcosa. La quarta soluzione è quella che abbiamo poi fatto e scelto, che ci permette appunto di lavorare sviluppandola in maniera automatizzata e che ci potesse anche permettere di lavorare a container per poi essere più scalabili, essendo che l'istanza però comunque delle risorse lo sappiamo tutti, e se vogliamo lavorare in parallelo dobbiamo scalare. Perciò quello che abbiamo deciso di implementare è semplicemente un navigatore headless, in questo caso abbiamo scelto Puppeteer, poteva benissimo essere Cypress, recuperare le metriche, esportarle verso Prometheus, per poi farle ricevere a Grafana. Questo è il processo che abbiamo scelto di attuare. Quindi questa è la soluzione che abbiamo sviluppato. Puppeteer è ovviamente la libreria di cui stavamo parlando prima, che su cui ci si basa completamente, ed è tutto Node. Node è JavaScript e quindi è magia. Tutto questo è magia. A parte gli scherzi. Lo schema che abbiamo sviluppato si racchiude in questa immagine. Abbiamo principalmente tre container. Uno per Prometheus, uno per Grafana, e uno che all'interno ha il server Node, un'istanza di com tramite Puppeteer, gestita da Puppeteer, e Lighthouse. Lighthouse poi scriverà sul volume attaccato
alle immagini dove. Il server node non c'era prima nella descrizione, questo perché nella descrizione precedente era soltanto il prototipo iniziale. Negli sviluppi ci siamo detti, ok, dobbiamo automatizzare al massimo, perciò possiamo dire che se vogliamo altri test di altre pagine che non sono state previste, possiamo fare degli endpoint che, passando un file di configurazione o passando anche un JSON o qualcosa in GET, ci permettesse appunto di sfruttare comunque l'istanza Chrome e interfacciarsi direttamente con NetHouse. Perciò questo server node in realtà si è rivelato fondamentale. Uno, perché ci espone le metriche collezionate. Due, perché ci permette di fare dei test on demand e questo ci permette anche di estendere i test Lighthouse sulle varie pipeline di deploy e di continuous integration dei vari ambienti, dev, pooling e produzioni. Come funziona? Il passaggio di dati avviene da Prometheus, che ricava i dati dal endpoint di Metrix del server node. Grafana va tramite data source, va a collezionare queste metriche e le presenta nella dashboard che abbiamo visto nella slide precedente. Perciò come funziona la soluzione? Vediamo di farlo passo passo. Eseguiamo il Docker per lanciare Prometheus, lanciamo anche Grafana su porte differenti e poi lanciamo l'immagine Docker per eseguire il nostro ambiente Node e istanziamo un'istanza di Chrome tramite Puppeteer in headless mode, quindi senza interfaccia grafica. Effettuiamo lato Puppeteer, quindi lato Node.js, le varie operazioni di sign-in per autorizzarci a vedere la nostra piattaforma, perché è appunto una piattaforma dell'utente, quindi dobbiamo dare degli utenti per il test e effettuare le varie operazioni per arrivare alla nostra pagina e inizializzare tutti i vari dati, local storage, cookie, impostazioni e quant'altro. Dopo aver fatto questo, eseguiamo il nostro server node e esponiamo i nostri endpoint ed eseguiamo Lighthouse sulle nostre pagine definite nel file di configurazione o che vengono impostate tramite l'endpoint probe, che sarebbe l'endpoint, chiamiamolo on demand ambivalente. Ovviamente tutte queste metriche che poi appunto saranno visibili e consultabili dalla dashboard Grafana che abbiamo visto prima. Quindi ogni metrica e ogni test lanciato verrà poi inserito in quella dashboard Grafana con i vari fields, possiamo navigare i vari test e possiamo confrontarli l'un con l'altro per poi ottenere e fare le nostre stime e valutazioni. Spostandoci sulla parte dei container, il server node in realtà presenta un'immagine molto semplice, portiamo semplicemente tutto la nostra directory di progetto all'interno dell'immagine, esponiamo nell'environment alcune variabili che servono a partire per collegarsi con Chromium, e poi installiamo Chromium nelle varie dipendenze di node e eseguiamo il nostro server node. Una nota la devo fare perché siamo per compiere questo e fare un container di un'istanza Chrome, soprattutto legata a Puppeteer, dovevamo partire per forza di cose e per non avere un'immagine Docker enorme da un'immagine di Node con Alpine o Alpine se siete fan di Formula 1. Per darvi un numero, l'immagine attualmente pesa circa 200 mega. E comunque a me sembra tanto per quelli che in realtà sta facendo, ma purtroppo dentro c'è un'installazione di Chromium, quindi torno. Avventandoci dentro la soluzione, vi metto qui un po' di snippet che eseguiamo all'interno del nostro progetto, e possiamo vedere come in realtà è tutto molto semplice, come se noi stessimo navigando come con mouse e tastiera, semplicemente che lo facciamo tramite codice. Di fatto, una volta importato Lighthouse, una volta recuperate le nostre credenziali, in questo caso noi utilizziamo un sistema che è AWS, vi spiegherò poi dopo perché, ci loghiamo, effettuiamo il test, in questo caso ho messo GitHub come pagina su cui effettuare il test, colleghiamo l'istanza
del navigatore tramite le web socket che vengono esposte appunto dal protocollo di DevTools. E poi appunto c'è l'esempio del sign-in che appunto si interfaccia direttamente con la pagina e quindi effettua il login, scrive infatti il nome dell'utente, scrive il password dell'utente, clicca su sign-in, si consente per effettuare il login e poi aspetta la navigazione. Tutto questo per qualsiasi pagina. Ovviamente ci sono delle pagine di configurazione, non è tutto hard-coded, sarebbe stato un inferno. Per Grafana e Promises invece è stato molto più semplice. Nota, tutte le immagini sono per farlo funzionare localmente. Di fatto per Grafana e Promises abbiamo utilizzato per lo sviluppo locale le immagini che erano già esposte nel registro globale di Docker, quindi Grafana e Promises sono possibili da installare direttamente dal registro globale. Faccio però vedere la configurazione del nostro Prometheus che abbiamo realizzato, perché per i due endpoint abbiamo due comportamenti diversi, appunto, il primo, che è Metrics, ci permette appunto di avere tutte le metriche esposte in una sola richiesta, mentre Probe permette appunto di avere una singola pagina per richiesta. Infatti, per darvi un'idea, abbiamo creato appunto nella configurazione statica alcuni target che vengono appunto eseguiti in un intervallo di tempo definito dal script interval, in questo caso 3 minuti. Quindi ogni 3 minuti viene effettuato il test di Lighthouse sui target definiti in questa lista. Quindi verrà effettuato il test di Lighthouse sulla pagina scrolling parte di GitHub e sulla pagina home page del container del 2021. Questo per farvi vedere un po' quel che c'è dietro a Prometheus e a questa soluzione. Guardando un po' il futuro, ovviamente il progetto è sotto sviluppo, quindi ciò che stiamo facendo adesso è un po' in sintesi quello che vi ho raccontato adesso. In realtà stiamo già migrando verso Wallis, quindi questo prototipo non è più in locale, ma anzi lo stiamo già utilizzando per ricavare le metriche, per fare un po' di confronti direttamente su delle stanze ECS di AWS e questo ci permette appunto di avere molte più capacità di calcolo e di avere molte più task e andare in parallelo su molte più pagine rispetto a che fanno e permette anche a tutti i team di collaborare tra di loro. La prossima cosa da fare ovviamente è quello di analizzare i dati, interpretarli e dire ok, questo è lo stato dell'arte, cosa migliorare, perché ci sono queste metriche così rosse, così pessime, oppure perché in qualche modo ci sono delle metriche bellissime, velocissime, mentre in altre no. Quindi ci sono delle valutazioni da fare e faremo a seguito dell'implementazione totale di tutto il progetto su tutta la piattaforma. E inoltre, quello che vorremmo portare è che noi pensiamo effettivamente che questo progetto, l'utilizzo di Lighthouse, possa effettivamente portare un valore aggiunto non solo all'utente, ma anche a noi sviluppatori, sia back-end e front-end in realtà, perché a parte che ormai possiamo dire che siamo una cosa sola. Ma in realtà è perché appunto Lighthouse ci permette di avere dei dati su cui fare delle misure per poi cercare di cambiare in meglio le performance della nostra pagina, del nostro sito. E infatti stiamo valutando di portarlo come progetto open source di Meetup. Concludo facendo un po' il recap di tutto questo. In realtà volevo soltanto ringraziare il team di piattaforma, i miei colleghi che mi hanno supportato e supportato durante lo sviluppo e mi stanno supportando ora sullo sviluppo del progetto in sé. E appunto noi crediamo fortemente che Lighthouse possa essere davvero non un game changer, ma qualcosa che potrebbe fare la differenza sul monitoring delle nostre applicazioni. Quindi invitiamo a farne un po' d'uso, a tenere un po' in considerazione. Se già non era preso in considerazione prima.
In tutto questo progetto la sfida principale è appunto mettere le logiche di autenticazione, navigazione all'interno di un container, oltre che far funzionare Chrome all'interno di un container con dimensioni basse. Però ce l'abbiamo fatta. Inoltre, e infine, collezionare delle metriche prima di una release e confrontarle con le metriche collezionate dopo release, ci permette appunto di mettere anche degli obiettivi, non solo lato sviluppo, ma anche lato applicazione, lato prodotto, per appunto migliorare, diciamo, a livello globale il design system e non solo della nostra user experience, della nostra piattaforma. Con questo vi ringrazio per l'ascolto. E è tempo di domande. Eccomi, sì, è tempo di domande. Allora, la prima te la faccio io. Hai citato due volte il podcast, però non ho visto il link. Lo puoi mettere dopo in chat, così sì, tutti noi possiamo poi ascoltarlo. Poi ci sono due domande di Federico Della Rovere, che chiede: gestite test pure da region diverse rispetto a dove si trova l'host da testare? E ancora, usate server privati o vi affidate a CDN che possono influenzare l'esito del test? È un'ottima domanda. Per AWS sì, è in previsione di fare anche queste prove, queste test. Siamo ancora in fase in realtà iniziale di tutto. Per il momento stiamo provando l'effettiva stabilità di tutto il container, di tutto l'ombra, diciamo, su una sola region, che è quella europea, Irlanda. L'altra domanda, scusami, qual era? L'altra domanda è se usate server privati o vi affidate a CDN. No, CDN. Diciamo che i test li facciamo su CDN appunto per calibrare soltanto su quelli. Ok, altra domanda sempre di Federico. Siccome Lighthouse dipende molto anche dalla saturazione della rete, quindi i risultati possono essere più o meno variabili nel tempo, cosa fate? Fate girare il test più volte e calcolate una media, oppure avete una frequenza di testing e poi calcolate a latere su questa frequenza le medie, o vi affidate al primo risultato? Non ci affidiamo al primo risultato, appunto il fatto che il fan ci permette di avere lo storico dei test e permette anche di programmarli ogni tot che vengono eseguiti, così da avere comunque una media di tutti i test, così che se magari la rete era magari trafficata in un momento, non ci svia dalla valutazione finale. Ok, ultima domanda riguarda invece la scelta di Puppeteer e Docker. Da dove deriva? Deriva dal fatto che Puppeteer funziona in realtà molto bene, abbiamo scoperto che funziona molto bene all'interno dei container Docker. Rispetto magari a Cypress o ad altri tool, se lì ma abbiamo provato, erano più complessi da gestire all'interno di un environment containerizzato, anche per dimensioni. Chiaro. Allora, non abbiamo altre domande al pubblico, però se vuoi aggiungere qualcosina, se pensi che ci sia qualcos'altro da vedere sempre su quest'ambito, abbiamo quei 5 minuti di chiacchiere su cui. Ma sicuramente, sai, prima anche Raffaele parlava dei test che sono ormai mandatori per le applicazioni. Spesso non si considera quasi mai il fatto dell'effettivo utilizzo che ne fa l'utente, no? Quindi anche qui Lighthouse fa un test generico. Sicuramente avere anche dei feedback dall'utente stesso può portare ovviamente dei vantaggi incredibili. Ovviamente è un po' delle fai lo parlo su ogni release, soprattutto se la vogliamo magari in agile. Quando ovviamente comporre la blockchain di test con unit integration end-to-end e Lighthouse sicuramente può fornire un quadro, la big picture più completa. Grazie.
Guardo se ci sono altre domande al pubblico, ma non mi sembra. Comunque, hai detto che rilascerete tutto come open source, lo rilascerete come open source nella pagina, nell'account di MailUp oppure in quello di Schrödinger Hat. Anche qui lasci il link così il pubblico può continuare a seguirti. E poi ne approfitto per ricordare a tutti i relatori, ma a tutti quanti, che c'è l'opportunità di parlare nei PHP User Group in giro per l'Italia, tra cui Milano, Bologna, Torino, Romagna, Emilia, perché le abbiamo separate, e si sono separate per loro necessità. E comunque, se il vostro talk lo volete portare anche in giro, soprattutto se parla di open source, soprattutto se aiuta la community a lavorare meglio e testare meglio, fatelo. Io ti ringrazio tantissimo, Miki, e spero di vederti alla prossima. Grazie a te, grazie a voi. Ciao a tutti.